Noi abbiamo la necessità di fare una rivisitazione del piano regolatore, ma non per il PNRR, perché il piano regolatore fotografa una città di 30 anni fa. Chiaramente le esigenze sono cambiate, i modelli di sviluppo sono cambiati, le necessità sono cambiate. Il rapporto, per esempio, stamattina abbiamo fatto una riunione con il presidente dell'autorità portuale, c'è tutto il tema del rapporto col porto, cioè sono temi di grande complessità che richiedono un aggiornamento, quindi questo tema va affrontato proprio per avere un modello di sviluppo della città. Chiaro che poi ci sono degli aspetti di dettaglio, su una serie di contenitori. Noi adesso stiamo insieme all'assessore Baretta stiamo lavorando col demanio per applicare il federalismo demaniale, sia per quanto riguarda il demanio civile che per il demanio militare, quindi ci saranno dei contenitori che passeranno alla città. Chiaro che su quei contenitori andrà fatta una valutazione di qual è la destinazione d'uso, perché oggi non è previsto nulla nel piano regolatore. È un lavoro che, insomma, che va fatto, e è chiaro che lo sviluppo urbanistico della città è un pezzo importante, come anche fare un grande piano sulla transizione energetica della città. Sono i veri passi poi per costruire una città del futuro, e questo è quello che nei prossimi mesi faremo, un grande impegno. L'assessore Lieto già sta lavorando, avremo un ufficio di piano proprio che affronterà in maniera organizzata tutte queste tematiche. Grazie, sì, una cosa, ma rientrano pure le caserme di Miano in questo. Questo Che non è pure è la ancora, vecchia. però insomma, è possibile. Quindi non è stato ancora definito, però ci saranno delle Altri caserme che contenitori, pure rientreranno. quello delle città dentro, Esattamente, ci immagino. sono tante opportunità importanti. Poi abbiamo il tema del demanio marittimo, cioè un tema di grande articolazione.